Ma diciamo che tutte le gare, specie di inizio campionato, sono tutte gare imprevedibili e gare difficili. Poi vuoi non vuoi, il campionato di eccellenza ti porta sempre ogni domenica ad affrontare avversari organizzati, avversari che ovviamente vendono cara la pelle e la folgore come atteggiamento, come squadra, da quello che abbiamo visto pure nelle gare di Coppa. Credo che sia una squadra con queste caratteristiche, una squadra formata da giocatori di esperienza, giocatori di categoria, ben allenata e giocatori ovviamente che vogliono mettersi in mostra e hanno fame di fare bene. Ma sicuramente una crescita di gara in gara, perché la prima, diciamo che abbiamo fatto due gare totalmente diverse, no? La prima abbiamo giocato su un campo dove abbiamo preferito magari giocare un po' di più, la seconda in un campo dove ti dovevi adattare, e credo che comunque è stato lo spirito di adattamento che ha fatto la differenza, posso dire anche in entrambe le gare, perché ci siamo calati nella realtà delle partite e credo che l'abbiamo fatto benissimo. Quindi, oltre a una crescita di gruppo, una crescita di gioco, credo che anche una crescita di carattere, di atteggiamento è quello che mi ha lasciato più cose positive. Sì, disponibili sono per squalifica, è l'unico per infortunio che era Raimondi, gli altri credo che stanno bene, anche gli ultimi arrivati che da tanto tempo si allenano con noi, quindi non soffrono sicuramente il ritmo partita, perché comunque hanno giocato con noi, hanno fatto partite, sono allenati tutti i giorni con noi, quindi fanno parte del gruppo e credo che stanno bene come tutto il resto del gruppo. Ma su questa piccola esperienza di queste due gare, sicuramente i campi, perché di là forse abbiamo avuto la fortuna di avere qualche campo magari migliore, no? In termini proprio di giocabilità, però come ho detto prima, sono tutti campionati difficili, sono tutte gare da giocare, nessuno vuole perdere, tutti andiamo alla ricerca esasperata ovviamente del risultato, quindi a volte cerchiamo il risultato in tutti i modi, no? E questa credo che sia la caratteristica forse del girone A, dove la maggior parte delle squadre con aggressività, con determinazione e con atteggiamento in passato hanno fatto la differenza. Quindi questo è quello che comunque dico sempre ai ragazzi, di calarci in questo girone, chi è arrivato dall'altro girone, di confermare quello che di buono è stato fatto ai ragazzi che hanno fatto parte di questo girone e possono dare una mano sicuramente sia a me che ai nuovi arrivati, e credo che comunque il gruppo in termini proprio di stare insieme è un ottimo gruppo che si sta aiutando uno con l'altro e si sta affiatando ogni giorno di più.